Giovan Battista Donati, attuale presidente regionale di Confartigianato e membro della Giunta nazionale, è stato indicato dalla sua associazione come nuovo consigliere del CNEL, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, mantenuto in vita dall'esito del referendum costituzionale. L'annuncio è stato fatto dal sottosegretario Maria Elena Boschi. La nomina è pressoché certa in attesa della ratifica ufficiale che dovrebbe arrivare nel giro di un mese. Giovan Battista Donati è lo zio di Marco, attuale deputato del PD e renziano della prima ora. Ma la politica, dice lo stesso Giovan Battista Donati sentito telefonicamente, non c'entra nulla. Non mi ha nominato la politica, ma mi ha nominato la Confartigianato nazionale di cui sono presidente. E quindi non è politica, non è un'associazione, è un'associazione di categoria. E ci sarà da riapprofondire tutte le... In pratica il sistema CNEL, che è un sistema importante, ma che si era ridotto a essere poco rappresentativo, perché mai una legge del CNEL è stata presa in considerazione. Vediamo quello che succederà d'ora in poi. Ancora è un pochino un libro bianco anche perché i renziani, e penso anche te, non lo so, ma insomma lo volevano abolire, no? Quindi che tipo, chiaro, ma anch'io tutti, allora nel personale veniva abolito, la maggioranza dei cittadini ha detto di no, non l'ha abolito, e chiaramente è un organo costituzionale che deve essere rieletto, rifatto funzionare, magari meglio di prima. La maggioranza dei cittadini italiani ha voluto, 60% neanche, ha bocciato la riforma costituzionale, e quindi automaticamente l'unica cosa da fare dopo quella cosa lì è di cercare di dare un valore a una cosa che prima non aveva un valore. Poi se ci si riuscirà sarà difficile. Però io non sono nominato dalla politica, ma sono nominato da un'associazione di categoria, un'associazione tale che era Confartigianato. La sottosegretaria, al momento in cui c'è una procedura in cui le parti sociali riconosciute hanno come in base ai numeri che hanno rispetto alla rappresentatività, presentano i loro nominativi. Il governo o la sottosegretaria, in questo caso al Presidente del Consiglio, ne può prendere soltanto atto.